Buongiorno, ci troviamo al Centro Ricerche Enrico Fermi a Roma. Nella storica palazzina di Via Panisperna, dove a partire dagli anni 20 del secolo scorso, Enrico Fermi e i suoi collaboratori portarono avanti tutta una serie di esperimenti fondamentali per la storia della fisica italiana. Il Centro Fermi è un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR, ma è anche un museo storico della fisica. Infatti, la mission dell'ente è duplice. Il Centro Ricerche Enrico Fermi ha dato vita a una serie di progetti interdisciplinari che vogliono essere all'avanguardia della fisica e un po' cercando di raccogliere quella che era lo spirito che aveva Enrico Fermi, cioè che cercava di occuparsi di quelli che erano i problemi più attuali e interessanti del momento. I nostri progetti, ecco, spaziano dallo studio della sostenibilità delle città, le cosiddette smart cities, a quella che è la fotonica computazionale, che si occupa dello studio di quanti di luce laser per fare dei calcoli molto molto veloci legati al machine learning. Si è fatta la storia della fisica italiana, ma anche la storia del Novecento. Spesso si dice tutto è cominciato qui, perché nel 1934, quando Enrico Fermi e i suoi brillanti collaboratori portarono avanti tutte queste ricerche, quello che provocarono fu la prima fissione del nucleo atomico, vale a dire che per la prima volta nella storia il nucleo atomico venne spaccato in due. Questa mostra permanente è l'unica dedicata a Enrico Fermi ed è stata organizzata, diciamo, per tappe scientifiche che raccontano le più importanti scoperte, appunto, di Enrico Fermi. Qui sono custoditi anche alcuni strumenti originali che vennero usati dai ragazzi di Via Panisperna in questi laboratori. Sono strumenti semplici perché qui veniva fatta una fisica povera, come raccontano gli stessi protagonisti a partire da Emilio Segré, una fisica fatta con lo spago e la cera lacca, perché loro si costruivano spesso la propria strumentazione. Custodiamo anche il frac originale con cui Fermi partecipò alla cerimonia per il Nobel nel 1938. Secondo me la cosa più bella di questo museo è che tutte le visite che vengono fatte sono portate avanti da uno dei nostri ricercatori. Quindi il gruppo di visitatori che viene sente raccontate la storia, la vita, le scoperte di Fermi e i fatti che sono successi in questo edificio sono raccontati da qualcuno che sperimenta la ricerca in prima persona e quindi con un racconto che spesso è appassionato e ricco di quella umanità che poi, insomma, è uno degli aspetti così fondamentali anche quando si fa ricerca.